Professore, cosa è emerso di nuovo da queste ricerche? Che rapporto c'è tra inquinamento ed epidemiologia? Ma queste ricerche sono in corso e alcune molto avanzate, siamo vicini ai risultati. La parte ambientale ci sono già molti risultati che evidenziano una distribuzione di inquinanti molto diversificata e in alcune aree molto preoccupante, ma anche dei messaggi molto chiari sul fatto che alcuni dei rischi sono spesso sopravvalutati, altri sono sottovalutati, quindi bisogna conoscerli bene. Sul versante ambientale ci sono molti risultati interessanti. E sul versante sanitario ci sono due studi, uno più avanti che è quello sulle coorti di nascita, che è molto importante perché va a verificare nel tempo dopo la nascita, anche prima, durante la gravidanza e dopo la nascita, come evolvono i rischi ai quali le donne sono state sottoposte e lo vede nel tempo, quindi un lavoro che produrrà già risultati, qualcosa sta già producendo, ma li produrrà nel tempo perché sono dati che hanno bisogno di essere monitorizzati nel tempo per vedere l'evoluzione sul breve, medio e lungo tempo. Poi c'è un altro studio che stenta a partire, ma confidiamo che possa partire, che è su marcatori precoci di rischio cardiovascolare e di rischio anche renale. Perché riteniamo che questi studi molto avanzati che si concentrano non sulle malattie ma si concentrano su marcatori precoci di malattia, quindi prima che la malattia emerga, siano molto importanti e significativi in una situazione onestamente a rischio come quella di Crotone, però per la quale non si sa, le conoscenze ancora non sono sufficienti a prendere delle decisioni mirate. La decisione invece globale che andrebbe presa, e questa lo dice la legge, è quella di procedere velocemente con le bonifiche dei terreni e delle acque e dei suoli contaminati. Alcune specie sopravvivono bene, altre no, tuttavia c'è la Posidonia, insomma, come al solito un po' di chiaro, un po' di scuro. Qual è la salute del mare di Crotone? Allora, ci sono specie che sono chiaramente indicatrici di una situazione che non è perfettamente limpida, ovviamente parlando di ambiente marino. Sono delle specie opportunistiche che riescono a sopravvivere, a insediarsi, a dominare, quindi questi indici di dominanza che vi ho mostrato. Certo, la presenza della Posidonia nelle zone limitrofe al SIN chiaramente indica che la contaminazione in queste zone non è così devastante, però ci sono dei traccianti ambientali che indicano appunto che quando c'è grande dominanza di alcune specie a scapito di tante altre c'è poca biodiversità. Quindi chiaramente questo tema va ancora approfondito e sicuramente è di interesse.